Mi sembra che devi essere qualcosa che non conosco, dove mi avvicino, devo informarmi. Io conosco benissimo il mare, ma perché lo conosco? Perché conosco di gente di mare, questi navigatori, questi pescatori, che mi raccontano tanta storia, e più che mi raccontano mi fanno sentire, mi fanno capire che cose. E dunque c'ho bisogno di, sia un film storico, sia un film di montaggio e tutto, di vedere, ah, perché non c'è film? C'è bisogno di un film. Se questo film esisteva, io ci vado. Dunque, c'è talmente cose che vorrei vedere, che non conosco, e che qualcuno mi parla, e vado in giro, leggo, e a un certo momento, ecco, c'è il compito di fare un film. E questo mi motiva. E il bene è di non conoscere, perché arrivo con, anche con la mia grande età, con una certa forma di gioventù. Non so, io non c'ho università, non sono andato a scuola, ho lasciato a 14 anni, non ho studiato, non ho avuto università, ma nei miei film come continuo a fare le mie particolari università. E questo fatto di imparare, questo fatto di andare nelle cantiere di vita diversi, questo mi dà. E per questo che faccio dei film totalmente differenti. Anche i film sulla natura, sul mare e in aria, non ha niente da vedere, sono gli stessi spazi. Ma la vita di ognuno è totalmente differente, e di studiare la vita degli animali, piccoli animali, grandi animali, è un racconto di vita e che diventa poetico, ma perché le cose della vita sono poetici. Un campo di fiori, un campo degli alberi, io delle volte, come diceva, la goccia di acqua, delle volte ne abbiamo parlato, avevamo il progetto a un certo momento di fare un film sui nuvoli, non pensavo all'epoca di fare un film con gli uccelli, i nuvoli, è incredibile come il deserto cambia, non è lo stesso, non si prendiamo un po' di tempo, si rimaniamo così, che cosa significa? Questa è una parte della natura, e essendo una parte vuol dire la totalità della natura, questo mi interessa. E dunque non so, adesso perché la vita va avanti, e dunque ho diversi progetti che voglio fare, che sono totalmente differenti. C'è un film su Paul Watson è quello che difende le balene contro i giapponesi, eccetera. È un film che può essere stupendo. C'è la scoperta dell'America dell'Ovest. America che è stato compiuto nel West nel XIX secolo per i bianchi, dopo, prima c'erano gli indiani, tanti indiani, all'inizio del secolo XIX erano 30 milioni, 40, 20 milioni, le cifre non sono mai le stesse, ma 100 anni dopo erano 2 milioni, la gente pensavano che tutti gli indiani erano disparire, e poi sono, rimangono poco, ma sono soliti. Adesso fanno parte dell'America come erano sempre. Dunque tutti questi soggetti che sono diversi non so esattamente come lo farò. E dunque è anche di non sapere come si fa, di adattare una nuova tecnica, di ricercare, di trovare, non è come una conferenza, un pubblico che ascolta delle volte, si adoro, ma è il fatto dell'immagine. Bisogna di prendere l'attenzione dello spettatore, e per cui che c'è questa invenzione di macchina sul film su Paul Watson. Andremo a trovare delle forme, perché lui, Paul Watson, che conoscete, certa gente che conoscete, è stupendo, è un film in se stesso. Dunque non so come fare. E non so che cosa vado a continuare. Adesso sono i miei film, ma anche con Luciano parliamo delle volte, non si sa. E a un certo momento
e vengano le cose. Il titolo di questa professione è il non sapere. Cioè sapere sarebbe facile, insomma, no? Devo sapere all'ultimo minuto, cambiare programma, non poter mai prenotare una vacanza perché i figli non ti vedono più, perché ne ha prenotati 100 e non ci è mandato, perché l'ultimo minuto chiama Perrin che dobbiamo per forza fare un film fondamentale, se non si fa questo film e ha ragione spesso, e quindi non sappiamo, faremo delle cose insieme di certo. Bene, mi pare...